Salone del Mobile di Milano, siamo allo stand della Flaminia e è con noi Francesco Bravini, direttore export. Volevamo chiedere a Francesco come stanno andando questi giorni, diciamo, di fiera dopo il fermo che c'è stato per la pandemia, quindi ci sarà un certo entusiasmo, notiamo, da parte degli operatori e degli ospiti, e quali sono le novità presentate da Flaminia? Ma la fiera è stato, grazie a Dio, un momento importante per tutti, perché viene vissuta finalmente come un ritorno alla normalità o quasi alla normalità. È bello rivedere poi persone con cui si condividono tanti momenti nella vita, e in questi anni abbiamo conosciuto tante persone e non averle viste per 2 o 3 anni, insomma, è stata una cosa un po' difficile per tutti, quindi è stato sicuramente un momento molto importante. Per quello che riguarda i prodotti che presentiamo, come ogni anno Flaminia presenta una collaborazione con un nuovo designer. Quest'anno è il turno di Elena Sarmistraro, che ha disegnato per noi un nuovo lavabo chiamato Spire, che è proprio in presentazione qui nella sua versione definitiva, e lo presentiamo sia qui al Salone che nella nostra showroom di Via Solferino in centro a Milano nella versione definitiva. E poi abbiamo il prodotto che vediamo qui dietro a noi, che è un prodotto completamente nuovo disegnato da Giulio Cappellini, che è una rivisitazione dello storico lavabo acqua grande che Giulio e Roberto Palomba avevano disegnato nel 1997, qui è declinato in una nuova versione, in una nuova funzionalità, quindi un lavabo da cucina chiamato Acqua Food, con cui intendiamo aprire proprio una nuova porta di Flaminia su un nuovo mercato, quello appunto del mercato delle cucine. Bene, grazie a Francesco, in bocca al lupo, e noi andremo a Via Solferino a vedere lo showroom e la novità presentata nello showroom di Flaminia. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Siamo a Spazio Flaminia, lo showroom di Via Solferino a Milano, con Marina Traboni, che è la manager di questo showroom. E volevamo chiedere a Marina quando nasce l'idea di Flaminia di aprire uno showroom a Milano. In qualche modo sicuramente Ceramica Flaminia è stata una apripista nel nostro settore, e dopo che abbiamo, diciamo, siamo riusciti a mettere sul mercato delle cose uniche, tipo l'acqua grande di Giulio Cappellini, piuttosto che i link di Palomba e Cappellini, che hanno significato sicuramente una sorta di apripista in generale per il mondo del design nel bagno, però, perché fino a quel momento venivano usati i designer ma per qualsiasi ambiente della casa, ma sicuramente non per il bagno. Quindi il bagno a quel punto è diventato una stanza da bagno. Assolutamente, ha cambiato proprio la connotazione. E in qualche modo c'è stata la volontà di aprire un punto riconoscibile a disposizione di tutti, che non fosse un negozio, perché qui non è un negozio, questa è solo esclusivamente un'esposizione. Ma chi frequenta questo showroom? Chiunque, può venire sia la signora Maria Rossi, che finalmente va in pensione e decide di farsi un bagno di design, può venire il fondo di investimento, specialmente negli ultimi 10 anni, Milano, lo sapete, ha cambiato completamente lo skyline del territorio, per cui abbiamo fondi di investimento mondiali più che internazionali, e quindi tante volte proprio c'è una sorta di filtro di decisioni da prendere in merito ai materiali da usare, per cui abbiamo a che fare con chiunque, tante volte anche con questi, insomma, big boss stranieri, potrei definirli, e sono sicuramente le personalità più forti dal punto di vista economico. Poi abbiamo tutte le situazioni intermedie, gli architetti. Quindi uno spazio aperto assolutamente a tutti. Certo, assolutamente. E siamo stati anche a vedere lo stand al Salone del Mobile, e parlando con Francesco Bravini abbiamo scoperto che ogni anno Flaminia presenta una nuova linea presentando un designer, e quest'anno, ecco, volevo che ci parlasse della nuova collezione che è stata presentata. Quest'anno, che in realtà diciamo che c'è stato un allargamento di questa collezione presentata a settembre al Cersaie di Bologna, e la design in questione la signora Sarmistraro, che è una giovane ragazza, e la collezione si chiama Spire, e vabbè, potete vederlo anche voi, che sono dei lavabi tra virgolette quasi fin troppo semplici, però hanno una difficoltà enorme nella resa finale, nella riuscita, perché in ceramica è veramente un lavoro enorme, è la ragione per cui
probabilmente anche la ragione per cui abbiamo vinto un premio a Bologna, al Cersaia. Complimenti, grazie alla padrona di casa e quindi grazie in bocca al lupo. Grazie.